Allora, buongiorno a tutti, questo è un video per il concorso dei 2000 iscritti di Lemmy the Best 85 e ho scelto di partecipare alla tipologia B. Allora, come potete vedere ho scelto il primo Mega Man della serie X, che si chiama Mega Man X, appunto, piattaforma 2D della Capcom, uscito nel 1993 per Super Nintendo. Questo è stato il primo Mega Man per una console a 16 bit e direi che si vede e si sente. Perché i precedenti Mega Man sono chiamati della serie classica, sono usciti per NES, quindi una console 8 bit. Ora la serie classica è arrivata, mi pare, al 10. È cool, una vita. È arrivato al 10, dovrebbe essere uscito l'anno scorso per WiiWare, PSN e Xbox Live Arcade. Io vi consiglio di acquistarlo perché è molto bello. Già che siete, prendetene anche 9, è bello anche quello. Comunque dicevo, comunque le differenze tra questa serie X e la serie classica non si basano appunto sulla grafica o il sonoro. Intanto, anche se non sembra, siamo un modello differente di Mega Man, anche se il costruttore è lo stesso, cioè il Dottor Light. Questo modello di Mega Man è chiamato più comunemente X, tra l'altro è solo Mega Man. Dopodiché un'altra differenza rispetto alla serie classica è questo stage introduttivo che io conosco praticamente a memoria perché probabilmente io avevo il Mega Man X qua giapponese, originale, e probabilmente aveva qualche problemino perché quando finivi tipo uno stage ti faceva rifare questo. Non so, perché in teoria questo si dovrebbe fare solo all'inizio visto che è uno stage introduttivo, però te lo facevo rifare così, non so perché. Certe volte ti toglieva addirittura anche tutte le armi che avevi preso, e era come ricominciare il gioco praticamente. Non so. Comunque, un'altra differenza rispetto alla serie classica è che qui possiamo scalare i muri, e questa è una dei fattori che rendono, secondo me, questa serie X molto molto più facile rispetto alla serie classica, anche se la serie classica non l'ho giocata tutta, ho giocato ai primi due, agli ultimi due e a 7 e basta. Ecco, adesso sono stra incazzati. Questo è Vile, si chiama Vile, è praticamente un servitore di Sigma, è praticamente il boss finale del gioco. Ecco, adesso provo a fargli il culo però. Già che lui non ha una barra vitale come tutti i boss di Mega Man ci fa capire che non si può battere. Ok, adesso ci sono dei dialoghi che potrei anche tradurvi ma non lo farò. Ovviamente il gioco non poteva essere finito qua. Ecco, questo è Zero praticamente. È un robot costruito dal dottor Wily, che è praticamente il cattivo del primo Mega Man, della Mega Man della serie classica. Che probabilmente sarà morto e stramorto perché non l'ho detto, ma questa serie X si svolge un secolo dopo rispetto alla serie classica. E questo Zero è il nostro alleato e sarà usabile però solo su Mega Man X3. Cioè su Mega Man X3 sarà anche usabile perché quelli dopo non li ho giocati quindi non lo so. Ecco, questo gioco utilizza salvataggio a password, però non lo so. Cioè, erano tutte sbagliate quelle che sbagliavo sempre io. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Ecco qua il classico selezione stage di Mega Man. Rispetto alla serie classica, qui possiamo vedere una mappa dove sono e possiamo anche vedere qualche informazione su di loro. Comunque io inizierei da Chill Penguin qua. Che se fosse stato sulla serie classica si sarebbe chiamato Penguin Man, perché tutti i boss della serie classica finiscono per Man, tranne uno, che finisce per Woman. Comunque io inizio sempre da questo stage. Beh, intanto perché il boss è ridicolo. È più facile da battere, secondo me. Però soprattutto perché
soprattutto perché in questo livello c'è il potenziamento più fondamentale del gioco, che infatti non si può neanche saltare, cioè non si può saltare, è impossibile saltarlo, perché un'altra differenza rispetto alla serie classica è che sparsi per i livelli saranno nascosti numerosi potenziamenti. Saranno 8 Heart Tank, fanculo, 8 Heart Tank, che andranno a aumentare la vita massima di X. Dopo 4 Sub Tank, che praticamente saranno dei barili di energia ricaricabili. Ecco, a differenza della serie classica, che i barili si usavano e erano persi per sempre, qua saranno ricaricabili, come ho detto appunto. Saranno vuoti, si ricaricheranno e usabili più volte. E 4 di queste capsule potenziamento. Ecco, quel barbone, l'ologramma di quel barbone è il Dottor Light. E sì, come ho detto, pensavo che ci fossero 4 di queste capsule potenziamento, però facendo qualche piccola ricerca in internet mentre cercavo qualche informazione su questo gioco, ho scoperto che potrebbe essere, adesso non sono sicuro perché non l'ho mai provato, però dopo aver preso tutti i potenziamenti, quindi gli 8 Heart Tank, i 4 Sub Tank e queste 4 capsule di potenziamento, una vita là in mezzo, non faccio. Potrebbe comprire una quinta capsula potenziamento che in teoria dovrebbe insegnare a X a fare la Dunke, la celebre mossa di Street Fighter. Allora, adesso non so se è vero sta roba o è una troiata, però non so. Comunque, già che l'ho iniziato il Mega Man qua, lo rifinisco e così testerò anche se esiste questa quinta capsula. Vabbè. Comunque, le altre 4 capsule, allora, come avete visto, questa potenzierà le gambe. Madonna, pieno di vite sono. Le gambe ci permetterà di fare questa super scivolata, che sarà fondamentale, come ho detto, perché ci farà prendere, oltre a farci muovere più velocemente, ci farà prendere molti potenziamenti. Dopo c'è il potenziamento al corpo, che praticamente sarà un'armatura, ci aumenterà la resistenza ai danni. L'inutile elmo, che praticamente serve solo per prendere l'ultimo potenziamento, che è il potenziamento praticamente all'X Buster, che è lo sparo che usa questo X. Ci permetterà di avere un altro livello di caricamento allo sparo. Comunque, sono arrivato al boss intanto, come ho detto è ridicolo, vabbè. Ecco, la particolarità di Mega Man è che finendo uno stage otterremo un'arma che sarà particolarmente efficace contro un boss di un altro stage. Un'altra particolarità rispetto alla serie classica è che qui, oltre a prendere un'arma, potremo influenzare l'aspetto di un altro stage. Esempio, finendo questo stage, il ghiaccio andrà a rimpiazzare il fuoco nello stage dell'elefante, mi pare, perché gli 8 Maverick di questo Mega Man sono simili a degli animali. E niente, quindi quello stage col ghiaccio che rimpiazzerà il fuoco sarà molto più facile da fare. Ecco, ho detto tutto, penso. Se non avete giocato a questo giocone, se avete una PSP dovrebbe essere uscito un remake, anche se non mi ricordo come si chiama. Potrebbe essere uscito per WiiWare, anche se non sono sicuro. Oppure, la cosa ancora più facile, vi lascio il link nella descrizione dell'emulatore e della ROM. Ricordatevi che la ROM dovete cancellarla entro 24 ore. Io ho il gioco originale, quindi non potete dirmi niente. E basta, questo è tutto. Perdonatemi se non è venuto fuori benissimo, però la scadenza si sta avvicinando e io ci tenevo a partecipare, perché Lemmy è uno di quelli che seguo da più tempo. E niente, ciao ciao. Fuck yeah.